Posso votare chi dà il voto? Entrava troppa aria. Spot anche il livello, anche il flash mob, vari su vari punti. Solicitudo pro universo et res.
tuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. En tu catamacea, aquí yo he venido tu anacosma. San Giuseppe, como ebbe amorevole cura di Maria, e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, così custodisce e protegge al suo mistico corpo la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello. Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria fino all'episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore ogni momento, e accanto a Maria, sua sposa, nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepidanti e gioiose del parto, e nel momento drammatico della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al tempo. E poi nella quotidianità della casa di Nazareth, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù. Lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana, Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. La vocazione del custodire però non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che prende e che precede e che è semplicemente umana. Riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi, o come ci ha mostrato San Francesco di Assisi, è l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia. I coniugi si custodiscono reciprocamente. Poi come genitori si prendono cura dei figli. E col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. E vivere con sincerità di amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In ogni epoca della storia, purtroppo, ci sono i dileeroi che tramano disegni di morte, distruggono e disturbano il volto dell'uomo e della donna. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico, sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma per
custodire, dobbiamo anche avere cura di noi stessi. Ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. E qui aggiungo allora un'ulteriore annotazione. Il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavorante, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi al contrario, denota fortezza d'animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza. Oggi insieme con la festa di San Giuseppe celebriamo l'inizio del ministero del nuovo Vescovo di Roma, successore di Pietro, che comporta anche un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a Pietro, ma di quale potere si tratta? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro sull'amore, segue il triplice invito: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio, e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe, e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli. Chi è straniero, nudo, malato, in carcere, solo qui serve con amore, sa custodire. Yes.
Spirito tuo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.